Iniziamo lo studio dell'elettromagnetismo a partire dall'elettrostatica. L'elettrostatica si occupa dei fenomeni fisici associati a cariche elettriche che non cambiano di valore nel tempo e che sono fisse nel sistema di riferimento che stiamo considerando. Partiamo dall'esperienza pratica e supponiamo di avere due particelle cariche, schematizziamole con dei piccoli cerchi. Per la precisione, per particelle intendiamo praticamente dei punti privi di dimensioni. Per esperienza pratica, stavo dicendo, sappiamo che due particelle cariche con lo stesso segno si respingono, mentre invece due particelle cariche con segni opposti si attraggono. Quindi supponiamo, ad esempio, che le particelle che ho disegnato siano due particelle aventi segno negativo. Quello che sappiamo, se io traccio una linea congiungente le due particelle, quello che sappiamo è in questo caso che sulle due particelle agiscono due forze, se questa è la nostra particella che chiamiamo Q1 e questa è la particella che chiamiamo Q2, le due forze F1 che agisce sulla particella 1 e la F2 che agisce sulla particella 2 saranno dirette in versi opposti lungo la direzione che congiunge le due particelle. Se invece abbiamo detto le due particelle hanno segni opposti, quindi una positiva e una negativa, sempre lungo la retta che congiunge le due particelle, in questo caso le azioni, le forze che si sviluppano saranno attrattive, quindi dirette verso le particelle. Iniziamo adesso a vedere in termini più analitici questo fenomeno. Quindi riprendiamo il caso, ad esempio, di due particelle aventi lo stesso segno, per semplicità adesso le consideriamo di segno positivo, entrambe positivo, questa sia la Q1 e questa sia la Q2. Se le particelle distano tra di loro una distanza che indichiamo con R, allora si vede che se andiamo a determinare l'azione che si esercita ad esempio sulla particella 2, abbiamo detto che l'azione è una forza repulsiva. Questa forza prende il nome di forza elettrostatica. Come tutte le forze, è una grandezza vettoriale, quindi è caratterizzata oltre che dal suo modulo, cioè dall'intensità della forza, anche dalla direzione e dal verso lungo la direzione definita. Abbiamo detto che la forza elettrostatica agisce lungo la direzione che congiunge le due particelle, quindi lungo la retta che passa per i due punti occupati dalle due particelle cariche Q1 e Q2. Per quanto riguarda l'intensità della forza, questa viene definita dalla legge di Coulomb. Quindi andiamo a definire la legge di Coulomb in generale, quindi
La legge di Coulomb stabilisce appunto la forza elettrostatica che si sviluppa fra due particelle cariche. Continuiamo adesso con la descrizione geometrica della situazione sperimentale nella quale ci troviamo. Dunque, le due particelle, abbiamo detto, sono poste a distanza r una dall'altra. Definiamo adesso un vettore. Chiamiamolo ancora R, però col segno di vettore. Vettore che appunto ha lunghezza, quindi intensità o modulo pari alla distanza fra le due particelle, direzione lungo la retta che congiunge le due particelle e verso, diretto in questo caso, dalla particella 1 verso la particella 2. Avendo definito questo vettore, possiamo definire il versore lungo la direzione che unisce le due particelle. Che cos'è un versore? Un versore non è altro che un vettore avente lunghezza unitaria. Quindi, se la distanza fra le due particelle è r, se io prendo il vettore R e lo divido per il suo modulo R, quello che ottengo è il versore di questa direzione, della direzione definita fra le due particelle, e il versore non è altro che un vettore di lunghezza unitaria. Vettore di lunghezza unitaria vuol dire semplicemente che il modulo di R vettore diviso R come distanza, questo non è altro che un vettore di lunghezza 1. Avendo definito questo versore, la legge di Coulomb fornisce la relazione esistente fra i vari elementi dell'esperienza che stiamo conducendo. In particolare, la legge di Coulomb ci dice che la forza elettrostatica F, che si sviluppa su entrambe le particelle, perché qua abbiamo indicato la F2 che agisce sulla particella Q2, però abbiamo detto che allo stesso modo esiste e si sviluppa una F1 sulla particella Q1 che è uguale come modulo, stessa direzione e verso opposto. Entrambe queste forze presentano un'espressione che è data appunto da questa espressione. Nel vuoto, la forza di Coulomb è pari a 1 fratto 4 pi greco epsilon 0, prodotto delle due cariche in Coulomb Q1 Q2 diviso la loro distanza R al quadrato. Questo è il modulo della forza. Per esprimerne la direzione, abbiamo detto, utilizziamo il versore R fratto R, e questo appunto rappresenta la legge di Coulomb. Legge di Coulomb che presenta degli elementi che ancora dobbiamo definire. Allora, ad esempio, dobbiamo definire questa grandezza epsilon 0. Cos'è la epsilon 0? Epsilon 0 prende il nome di costante dielettrica del vuoto.
costante dielettrica del vuoto, perché abbiamo detto che le particelle Q1 e Q2 si trovano nel vuoto, cioè in un ambiente privo, in uno spazio privo di materia. Questa costante dielettrica del vuoto, come dice il suo nome, è una costante il cui valore è uguale a approssimativamente a 8,85 per 10 elevato alla meno 12. Come unità di misura, la costante dielettrica del vuoto la possiamo ricavare dall'espressione della legge di Coulomb. Se noi portiamo la costante dielettrica, isoliamo dall'espressione, portandola al primo membro numeratore, la forza passa al secondo membro denominatore, quindi l'unità di misura della costante dielettrica sarà data dal prodotto di due cariche elettriche misurate in Coulomb, quindi stiamo parlando di Coulomb al quadrato. A denominatore troviamo la forza, quindi Newton, per la distanza al quadrato, quindi sono metri al quadrato. Questa è l'unità di misura. A questa unità di misura vedremo successivamente che corrisponde anche a farad su metro. Noi ancora non abbiamo definito la grandezza farad, ma per semplicità la costante dielettrica nel vuoto di solito viene sempre espressa in farad su metro, che comunque corrisponde a Coulomb al quadrato diviso Newton per metri quadri. Continuiamo a analizzare l'espressione della legge di Coulomb per vederne delle caratteristiche e delle proprietà. Intanto abbiamo detto la direzione di azione della forza di Coulomb è quella che unisce le particelle cariche. E per questo motivo, la forza di Coulomb è una forza, si dice, di tipo centrale, cioè che converge sempre nella direzione, nel punto, cioè passa sempre per il punto dove si trova la particella sulla quale sta agendo la forza di Coulomb. Altre caratteristiche, osserviamone la dipendenza lineare con il valore della carica delle singole particelle, quindi all'aumentare della carica Q1 o Q2, la forza elettrostatica aumenta in modo proporzionale, mentre invece è inversamente proporzionale alla distanza fra le due particelle. Quindi questo vuol dire che, ad esempio, se raddoppiamo la distanza fra le particelle, la forza elettrostatica diventa un quarto di quella precedente. Se avviciniamo le particelle, ad esempio dimezzandone la distanza, la forza elettrostatica diventerà 4 volte più grande. Altre caratteristiche della forza elettrostatica, la più importante, diciamo, delle caratteristiche, a parte l'ovvia dipendenza dai valori delle grandezze che vediamo nell'espressione, è il fatto che per la forza elettrostatica è valido il principio di sovrapposizione degli effetti. Principio di sovrapposizione degli effetti, quello che ci dice semplicemente è legato alla presenza di più particelle contemporaneamente, l'effetto complessivo che abbiamo è dato
lo possiamo determinare analizzando l'azione di una particella alla volta. Mi spiego meglio. Facciamo un altro esempio. Consideriamo adesso una particella. Supponiamo che noi consideriamo la particella Q1 avente segno negativo. Vogliamo studiarne l'effetto, la forza elettrostatica dovuta alla presenza di due altre particelle. Consideriamole, per esempio, entrambe positive. Per determinare l'azione complessiva, la forza elettrostatica complessiva che agisce sulla particella Q1, noi possiamo studiare separatamente l'effetto di ciascuna delle due particelle Q2 e Q3 e poi ottenere il risultato finale come sovrapposizione degli effetti e quindi trovare la risultante complessiva. Quindi, per essere più chiari, fra la Q1 e la Q2, Q1 di segno negativo, Q2 di segno positivo, agirà una forza elettrostatica attrattiva che possiamo indicare come la F1-2, che determiniamo con l'espressione data dalla legge di Coulomb. Trovata quella forza, studiamo l'effetto della particella Q3 e anche in questo caso avremo una forza attrattiva, chiamiamolo la F1-3, cioè la forza sulla particella 1 dovuta alla presenza della forza sulla particella 2. Complessivamente il risultato lo troviamo cercando adesso la risultante delle due forze trovate singolarmente, che possiamo determinare ad esempio con la regola del parallelogramma, e trovare che complessivamente la risultante dell'azione delle due cariche sarà appunto determinata come sovrapposizione degli effetti dovuti alle singole cariche.